La bellezza se o piede la tutti plene sopir e bene gran dolor. So per lui demande figlie c'avevo. Volevo mari, 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 u volevo belle figlie se li fotrebbe car il sera pendu, pendu, pendu demain au point du jour. Visitiamo stamattina Santa Maria Incoronata. Vorrei che voi vi fissaste su due date. Allora, 23 luglio 1401, 31 marzo 1425. Questo discorso me lo ero preparato perché dovendola visitare settimana scorsa era San Valentino. Sono di fatto le date di nascita di due personaggi che saranno uniti in futuro con un vincolo d'amore, anche se molto infedele. Sto parlando di Francesco Sforza e di Bianca Maria Visconti. Ci sono 24 anni di differenza ovviamente tra i due. E all'inizio Francesco Sforza la tira alla lunga con il papà di Bianca Maria, di Bianca Maria Visconti, perché comunque è un matrimonio per procura e lei ha appena 7 anni. Si sposano a Cremona, che lei è attualmente sarebbe minorenne. Non si sposano nel Duomo di Cremona, si sposano nell'abbazia di San Sigismondo. Perché? Perché Francesco Sforza temeva fino all'ultimo attentati alla sua vita da parte del futuro suocero. Perché il rapporto tra Filippo Maria Visconti, l'ultimo dei Visconti, e Francesco Sforza, suo capitano di avventura, che 6 mesi combatteva per lui e 6 mesi combatteva per i veneziani tradendolo, è sempre stato molto complicato. Sono due personaggi molto diffidenti tra di loro. Filippo Maria Visconti era molto ambizioso, era molto diciamo così aggressivo come politica nello stivale italiano, e Francesco Sforza, assieme agli altri capitani di Ventura, erano i tempi di Facino Cane, erano i tempi di Braccio da Montone. Muzio Attendolo, che è il papà di Francesco Sforza, muore praticamente combattendolo, perché annega nel fiume Pescara. Francesco Sforza, Braccio da di Montone, lo sconfigge all'Aquila. Dunque il sogno di uno Stato unitario anche nel 400 sfuma grazie a questa sconfitta. Francesco Sforza, per il fatto che sposa Bianca Maria Visconti, ottiene in promessa di poter diventare duca di Milano, in quanto Bianca Maria Visconti è una delle due sorelle che Filippo Maria Visconti ha come figlie, soltanto che è una figlia illegittima, ma viene legittimata perché il signore di Milano, senza il permesso dei vari imperiali, dei vari re di Francia, non poteva fare niente. Però nel 1447, sotto Ferragosto, posso dirlo francamente in maniera molto rude, solo come un cane, nel castello di Porta Gioia muore Filippo Maria Visconti. Immediatamente dopo, sotto Ferragosto, viene proclamata la Repubblica Ambrosiana, che con vari rapporti molto, molto duri, molto cattivi con Francesco Sforza, prima lo assoldano, poi gli vanno contro, con una politica di accerchiamento, Francesco Sforza nel 1450 arriva ad assediare Milano, dove porta Comasina e Porta Nuova. La Repubblica Ambrosiana, prima retta da Guelfi, poi da Ghibellini, e nel 400 c'erano ancora queste distinzioni, chi era popolo e mercanti, chi erano nobiltà. Praticamente nel 1450, tra febbraio e marzo, Francesco Sforza entra da Porta Nuova, il giorno della diciamo così dell'Annunciazione. C'è chi dice 25 marzo, così. Però sta di fatto che possiamo dire che questa sia stata la prima chiesa che ha incontrato. Ma questa chiesa non è come la vediamo adesso, non era
come la vediamo adesso, perché di fatto è presente solo questa ala. Figlie qu'avez-vous? Volez-vous mari, ou volez-vous signor? Je vais mari, et je ne veux signor. Je vais le bien ami. Allora, da questo lato della chiesa, questo è il lato vecchio, questa è la vicinanza di Santa Maria de Garegnano, che sarà visibile solo nelle prossime due cappelle. È chiaro che dal 1450 in poi, se c'è un determinato duca a Milano, ma lo facevano anche i Visconti, lo fanno tutte le signorie, la valorizzazione della città che si viene a dominare è derivata anche dal fatto degli artisti che vengono chiamati. Questo affresco dimostra esattamente quello che vogliamo rappresentare. Oltretutto questo è un esempio rarissimo di questo soggetto nella pittura coeva, cioè primo fine epoca umanistica, primo rinascimento. Gesù al Torchio. Questo cosa significa? Il messaggio è che il patimento di Gesù Cristo è come stata una spremitura, perché se vedete la croce diventa come un torchio. Non credo che molti, che io stesso è la prima volta che un soggetto del genere lo vedo, ma la simbologia di fatto è che se io vengo spremuto, cioè non io, se Gesù Cristo viene spremuto, significa praticamente che il suo sangue, che diventa il succo dell'uva, viene versato in qualche calice, in qualche coppa. Arriviamo alla dominazione degli Sforza. 1450, Bianca Maria Visconti, devota a San Nicola di Tolentino, decide di costruire questo lato. Qui siamo veramente a Santa Maria, siamo a Santa Maria Incoronata, ma siamo veramente in San Nicola di Tolentino, perché questa è l'ala nuova. Allora, cosa succede? Quello che succederà anche in Duomo, quello che succederà anche in Sant'Ustorgio, quello che succederà praticamente in tutte le chiese che hanno anche un prestigio sociale nella Milano magnatizia, nella Milano bene, chiamiamola così, di quei secoli, e che si protrarrà per sempre anche nel Novecento, non è solo una caratteristica del Quattrocento. Però Francesco Sforza, Galeazzo Maria, Ludovico il Moro, esattamente i tre signori di Milano, esattamente come era successo ai Visconti, non possono dominare come famiglia solo con le politiche matrimoniali e su mezza Italia, hanno bisogno delle famiglie del posto. Una delle famiglie del posto molto, molto importanti, che avrà anche la dedicazione di una via e di una piazza a Milano, sono i Bossi. Cioè lapide, lui è Gabriele Sforza, è fratello germano di Francesco. Quando Francesco diventa duca di Milano, come faceva esattamente con i Visconti, si fa consigliare dal Papa per avere un arcivescovo di Milano, ma che sia attiguo a lui. Non c'è litigio, Gabriele Sforza diviene vescovo di Milano dal 1453 al 57, giorno della morte, anno della morte, per 4 anni, perché il predecessore, cioè quello che era stato nominato dal Papa, semplicemente rinuncia, cioè dice non me la sento di fare l'arcivescovo di Milano. Questo è il fratello germano, significa che tra tanti fratelli e tra tanti figli di Muzio e Attendolo, quello che è sempre destinato alla carriera ecclesiastica lo troviamo. È un agostiniano. Perché è murato qui? Perché ovviamente non era il posto dove era stato sepolto. È stato sepolto
là, in mezzo alle due colonne principali che dividevano San Nicola da Santa Maria de Garignano. Perché? Semplicemente perché la tradizione che c'era qua a, nelle chiese era che se tu dovevi essere sepolto davanti all'altare, se eri un personaggio prestigioso che soprattutto si poteva permettere una lapide del genere. E con San Carlo Borromeo che questa cosa finisce, perché se noi consideriamo che c'era un altare in mezzo, è San Carlo Borromeo che dice che il luogo di culto non può essere più in mezzo a una chiesa dove tutti si bloccano, si fermano, venerano così, ma deve essere comunque praticamente in fondo alla chiesa rispetto all'entrata. Allora questa cosa deve essere rimossa per forza, ma viene conservata qua. Procedono e vanno oltre Ludovico il Moro. Però è chiaro che se tu hai un terreno, a questo punto puoi costruirci sopra, ma se il terreno successivo è infeudato o è di proprietà, non lo puoi fare. Il metodo sono le donazioni, perché ricordiamoci che ci sono, qui abbiamo molto vicino San Simpliciano, abbiamo vicino molto San Marco. Questo triangolo fa parte che San Simpliciano è una parrocchia a sé stante e San Marco è agostiniana. Ripeto, il primo agostiniano che qui viene ad ampliare dal 1447 in poi proviene da San Marco, non arriva da fuori perché era un cremonese, ma comunque sia prima deve farsi la sua gavetta prima di diventare il responsabile qua nel XV secolo dell'incoronata. Perché ripeto lo chiameremo così. Allora Lodovico il Moro ad esempio fa una donazione, prevede che per raggiungere San Simpliciano, andare nei quartieri, ci deve essere una strada che possa occupare tre carri di fieno, nel senso che non si può costruire in maniera tale che non si possa passare la strada, però c'è un ampliamento e ovviamente i padri agostiniani, visto che hanno il favore anche delle famiglie gentilizie, non ci pensano due volte a costruire. E allora nasce il chiostro, nascono altri due chiostri che non ci sono più, nasce soprattutto la biblioteca umanistica. E questa è la caratteristica principale e culturale della presenza agostiniana a Santa Maria Incoronata. Perché? Perché si dedicano agli studi. Si decide la costruzione di questa meravigliosa biblioteca definita umanistica. Io vi inviterei molto di più a riflettere sull'aggettivo piuttosto che sul sostantivo umanistica,
siamo appunto nel 1487, noi abbiamo comunque la percezione che, noi abbiamo la percezione che nell'aprile del 1492, quando muore Lorenzo il Magnifico, crolli tutto quello che c'è in Italia derivato dalla pace di Lodi, ovvero quegli anni di relativa pace tra Milano, Venezia, Napoli, lo Stato Pontificio, i Savoia, senza intromissioni estere. Non è propriamente così, perché dopo il 1492 il Moro è ancora qui, cioè il Moro praticamente nel 1500 non sarà più ufficialmente il Duca di Milano, perché arriveranno i francesi, se lo porteranno via in un estremo tentativo, lui, i famosi che diceva la Laura, 100 giorni del Moro, quando rientra a Milano, ma non ha più l'appoggio di nessuno, anche perché le famiglie gli vanno contro a Milano, ma nel frattempo la vita qua va avanti. Per cui nel 1497 c'è l'inizio della biblioteca umanistica, ma non necessariamente la si costruisce in due giorni, i lavori procedono. Questa biblioteca umanistica e lo sviluppo dell'ordine agostiniano a Milano dura di fatto con alterne vicende fino al 1798.